Ciao ragazzi, questo è un video in cui voglio farvi vedere come ho realizzato questa tavola usando i colori fluo della Holbein che ho preso a Los Angeles al Blick di cui vi ho parlato in un vecchio video haul. E questa è la tavola per il Lucca Junior di quest'anno che è dedicato alla figura di Emilio Salgari. E per realizzarla, questa è la tavola definitiva, sono partita dallo studio del personaggio e quindi, come prima cosa ho cercato le foto di Salgari, le vedete alcune qui, insomma, si trovano tranquillamente online, e da queste foto ho cominciato a fare i miei studi. Vedete, ho preso dei fogli normalissimi, fogli A4, proprio quelli da fotocopie brutti, e ho cominciato a fare un po', a ricopiare un po' la figura, insomma, il ritratto di questo personaggione. E come vedete qui ho insomma provato varie stilizzazioni e da questa poi è nato questo personaggino qua, questo bambino con il baffone, il cappellino. E mi è piaciuto, insomma diciamo che l'ho trovato abbastanza fatto bene, l'ho riportato su questo foglio. Quindi come prima cosa io cosa ho fatto? Ho cominciato a calcare abbastanza il tratto perché voglio utilizzare una tecnica simile a quella che ho utilizzato per il dipinto di Haiku for Happiness, quello dedicato al Giappone. Quindi diciamo che voglio sempre mantenermi su quel genere molto fresco, molto veloce, istintivo, rapido. E quindi ho un po' scurito le parti che vanno scurite con la grafite, eccetera. Faccio una specificazione, sto lavorando su un foglio di carta della Canson, che è quella carta telata che ricorda un po' la tela proprio, delle tele per dipingere, che si chiama Figueras. E per questo tipo di effetto che volevo dare io è veramente fantastica. Quindi con la grafite, con la matita normale, ho veramente calcato molto bene i contorni di questi miei personaggi. Come vedete mi sono anche inventata questi due micioni che guardano quello che sta facendo il mio piccolo Salgari. Ecco, dopo aver definito bene il disegno, lo attacco alla tavoletta di legno, come sempre con il mio scotch di carta. Se volete potete segnarvi con la matita dove dovete attaccare, io ormai vado a occhio perché sono diventata velocissima. L'importante comunque è schiacciare molto bene, una volta che avete individuato la posizione dello scotch, è proprio fissare bene lo scotch, a farlo aderire al foglio. Dopodiché comincio con questo giallo, che è un giallo di Napoli, e ne preparo veramente tantissimo perché mi servirà per tutta quanta la realizzazione. Quindi lo stempero bene sul foglio. Bisognerebbe, sì, sul foglio, sul... Vabbè, avete capito, con l'acqua lo diluisco, ecco. E bisognerebbe usare, stavo dicendo, più che il pennello, un qualcosa per tipo una palettina, insomma, una spatolina per mescolare il colore, sarebbe molto meglio. Mi organizzerò per farlo. Comunque, intanto comincio a passare questo colore giallo molto diluito su tutto quanto il foglio, sopra al disegno, sopra il tratto matita, senza pudore, proprio così. Vai sopra tranquillamente. Questo per creare un primo fondo e un fondo caldo. Io adoro i fondi caldi, quindi questa volta il fondo è giallo. E come vedete, l'acrilico è molto trasparente. L'ho dato liquido apposta perché risultasse ancora più trasparente, comunque in generale è trasparente. Poi prendo del bianco, così direttamente dal barattolo, e vado a creare un giallo ancora più chiaro, ma proprio chiarissimissimissimo, proprio un bianco appena giallino. E anche con questo passo sopra tutto il disegno. Ovviamente queste operazioni che faccio, io adesso le sto commentando a posteriori, ma all'inizio sono molto istintive, quindi diciamo che questa è una delle possibilità, ragazzi, non è una ricetta, ecco. È una dimostrazione di quello che ho fatto io. Comunque lo passo ancora sopra e poi asciugo. Questa operazione di coprire, poi asciugare, coprire, poi asciugare, coprire, poi asciugare, la farò molto spesso. Questo colore che rimane, come vedete qua, lo bagno.
uso questo spruzzatore che ho preso in profumeria e lo bagno con l'acqua bene, in modo che lo metto da parte e evito che il colore si secchi, perché ovviamente mi servirà anche dopo. Questi spruzzatorini qua piccolini sono molto comodi. Poi prendo il primo colore della Holbein, questa Pale Peach, che come vedete è un color carne, un color pesca chiarissimo, vedete, ve lo faccio vedere dentro, corrisponde al colore che è segnato fuori. E con questo qui, con il pennellino pulito, lo prelevo direttamente dal tubetto, comincio a fare l'incarnato del mio personaggino. Devo dirvi che questo colore Pale Peach sul fondo giallino è risultato completamente diverso. Quindi comunque, per non perdere i contorni, con la matita li ripasso. Anche questa operazione la faccio svariate volte nel corso della realizzazione di quest'opera, perché appunto, anche se l'acrilico è trasparente, comunque viene strato dopo strato si perde il tratto, viene coperto. Quindi per mantenerlo sottostante, insomma, per far sì che sia ancora visibile, spesso mi fermo un attimo e lo riprendo. Poi con il bianco cosa sto facendo? Sto cercando di creare un fondo per questo Pale Peach che non si vedeva bene. E quindi ho dovuto dare un fondo bianco per far sì che il colore risultasse veramente questo color pesca. Visto che c'ero, ho dato il bianco anche sui personaggi dei micioni, in modo da farli uscire un attimo fuori, ecco, e creare la base. E come vedete, infatti, il Pale Peach della Holbein, così sopra il bianco, si vede finalmente, si vede il color pesca. Anche qua do sopra la matita senza problemi e poi asciugo. Adesso con il violetto invece e con un pennellino piccolo vado a prendere proprio una punta e comincio a scurire tutte le parti che andranno scurite, quindi intorno agli occhi, sotto il naso, nell'ombra, sulla testa, col cappello, eccetera. E poi prendo questo arancione super fluo e comincio a passarlo in vari punti. Questo perché? Perché comunque crea degli effetti poi che a me piacciono tantissimo. Ovviamente è un colore davvero fluo, quindi con un po' di bianco lo vado a stemperare per renderlo un pelino meno fosforescente, perché così è tanto tanto forte, quindi anche sul viso, dappertutto, insomma, dove l'ho dato, lo copro un attimino. E poi con l'altro colore, questo verde bellissimo, questo verde menta che io adoro, vado a intensificare le ombre. Ovviamente tutti questi primi passaggi, come avete già notato in altri video, sembra che gli fai la faccia verde, gliela fai color melanzana, cioè sembra che vengano fuori dei mostri, poi piano piano si costruisce il tutto. Dove serve, io vado ad intensificare il colore, quindi alla fine il risultato dopo tutti i vari passaggi è questo, ecco. Questo risultato che è più o meno quello che volevo ottenere, cioè questo effetto un po' anticato, usando la grafite, usando il colore dato così molto sporco, e volevo proprio ottenere questo effetto. E infatti sono soddisfatta di quello che ho ottenuto. Adesso traccio il disegno dell'ultimo micione tigrone, il micio tigrone, e però prima di completarlo con un pennellino sottile vado a tirare fuori le parti bianche che sono coperte dal giallino. Il bianco è importantissimo, quindi negli occhi, poi dopo lo passerò sulle parti in luce della faccia, insomma un po' dappertutto, sul cappello, eccetera. Ecco, vedete anche qua, vado sulla falda del cappello, tutte le parti in luce, perché così emergono, vengono fuori con il bianco. Io adoro il bianco, proprio non ne farai mai a meno. E anche i micioni, eccetera. Poi invece con l'azzurrino, sempre col pennellino sottile, riprendo tutte le ombre, però stando più delicata, cioè non sparo un'ombra super fortissima, anche perché i colori che ho usato sono tutti molto pastello, quindi non ci starebbe. E comunque dà anche un equilibrio, equilibra un po' tutti questi colori che altrimenti sarebbero un po' monotoni. Invece aggiungendo così l'azzurrino è meglio. Poi sopra passo ancora un po' di bianco, sempre per dare questo effetto un po' anticato.
e un po' sporcato, ecco. Poi ripasso con la matita, è tutto così, è tutta questa operazione di coprire e ripassare. Vedete da vicino e aggiungo un po' di dettagli prima di procedere col colore, li ripasso, ecco, insomma, ripasso un po' il segno, il tratto e faccio sempre questa operazione di scurire le parti che vanno scurite, come per esempio qua dentro l'orecchio del gatto, eccetera. E uso anche questo sfumino che ho preso sempre al Blick a Los Angeles e che è abbastanza duro. E mi serve per sfumare in maniera diversa da come faccio cioè l'effetto è diverso da quello che viene fuori sfumando con le dita. È un effetto molto più preciso quello con lo sfumino. Quindi dopo aver sfumato vado ad aggiungere ancora il bianco e creo anche sul piano di questo tavolo su cui lui appoggia il braccio, creo delle luci. Poi, dulcis in fundo, finisco con il mio gattone tigrone. Con il cappello da pirata che sbadiglia perché gli sta venendo sonno, perché è un sogno e quindi ha sonno. E faccio la stessa cosa che ho fatto prima, quindi creo la base con la grafite, creo le parti scure. E adesso non voglio annoiarvi, ma farvi vedere il risultato finale, che è questo. È questo qui, spero che vi sia in qualche modo piaciuto. Vedete qua ho aggiunto dei pezzettini di carta. Li ho aggiunti e coperti poi per creare un effetto tappezzeria ed ho usato questa carta che era una busta che non so, era sempre da Los Angeles, arriva una busta tutta a fiorellini, già azzurrina, quindi ci stava proprio perfetta con i colori. Ecco, l'effetto a me piace, poi adesso basta rimuovere lo scotch ed è pronto. Niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto, è stato utile, vi saluto, un bacione, alla prossima, ciao!